Guardate che meraviglia. Non sono andata a fare la spesa in realtà al Tigros, bensì questo è il bottino praticamente del nostro vicino di casa. Ieri Franci gli ha tagliato l'erba con il trattore, è andato con i bambini, ma lo fa sempre perché i bambini si divertono, quindi esce dalla via, entra nella sua via e gli fa il pezzettino di erba davanti a casa. E lui ogni volta a questo orto, che deve essere meraviglioso, noi non ci siamo mai stati, praticamente ripaga Franci e tutti noi con queste cose meravigliose. Ora magari tiriamo fuori tutto il contenuto, perché poi lo devo mettere in fresco, comunque almeno nel frigorifero. Guardate, questa mi ha detto che è una zucchina. Comunque ora guardiamo insieme. Ragazzi, vi appoggio qui, sono un po' sconvolta da questa mattinata, intanto sto cucinando. E allora, la borsa è qua giù, quindi farò un po' su e giù, ma vi voglio mostrare tutte le cose che ci hanno regalato. Io l'altra settimana sono stata al mercato e non vi dico, volevo riportarli indietro tutte le cose che ho comprato, perché il giorno dopo tipo la vaschetta di carote era ammuffita, che è una cosa che non mi succede neanche al supermercato, quindi non so se sia stata una partita uscita male, quindi può capitare. Però guardate, allora facciamo che poggio qua. Questo è un ceppo di insalata, ne ho già dato una fogliolona grande alla tartaruga, freschissima, e vorrei tanto farvi sentire quelli che sono i profumi, perché io trovo che, questo è Franci, io trovo che i profumi della verdura da orto, quindi fresca, sia completamente diversi. Questi sono due porri, penso che li farò sulla griglia. A Franci piace un sacco il porro grigliato, quindi poi magari, insomma, vediamo un attimino e lo faremo così. Poi cipolla rossa, cipolla così bianca, mi ha dato un'altra cipolla bianca, più, guardate che bello, mazzetto di prezzemolo, cioè poi così me l'ha tagliato e me l'ha fatto su con uno spago. Poi sono ordinatissimi, delle persone hanno anche la casa sempre curata, cioè secondo me si capisce anche da quello. Due zucchine, questo mi ha detto di farle trifolate con il prezzemolo che mi ha dato, io non le avevo mai viste, quindi le farò, perché poi noi siamo amanti delle zucchine, melanzane. Due melanzane, così, le classiche. Due cetrioli, quindi adesso magari mi taglio il cetriolo e me lo faccio in insalata, visto che ce l'ho. Adesso faccio una cosa del genere, più, cioè guardate la meraviglia, tre zucchine. Queste sono buonissime poi, perché sono più delicate di quelle, diciamo, con l'esterno più scuro. E poi un sacco di, me li ho messi sciolti, pomodorini. Tra l'altro questi pomodorini non è che devono maturare, sono proprio una varietà così, e sono strepitosi perché sono dolcissimi. Già l'anno scorso ce ne aveva dato, l'anno scorso sì, ci aveva dato una vaschetta piena di queste, sono proprio da mangiare così, senza neanche l'olio, sono buonissimi. Niente, sono felicissima, cioè a me queste cose, non lo so, mi riempiono il cuore. Adesso mi metto tutte queste cosine qui nel mio frigorifero, non vedo l'ora di cucinarmele, perché io amo questi scambi.
Ciao Franci. Sei cotto, eh? Sono sudato Franci, sì. Tutto allora, praticamente ho fatto vestire Franci solo per girare il video perché era sudato Fradice, poverino, e poi dopo ti tocca una doccia. E adesso lui è l'abbonato alla pulizia dei mobili sopra. E stamattina è stato bravissimo perché... Se riesco a parlare, stamattina è stato bravissimo perché mi ha pulito praticamente tutta la casa e mi sono dedicata ai letti, cioè ho disfatto tutti i letti, ho già fatto partire tutte le lavatrici del caso. Qui la situazione è questa, i bambini intanto stavano giocando, oggi si respira un attimino di più e quindi Franci mi ha pulito praticamente tutto. Allora, questo, mamma, guarda la polvere che sta cadendo. No, ma tutta questa polvere sui mobili? No, ma ragazze, cioè veramente io penso che solo qua sopra dovrei farla ogni settimana. Perché forse è l'unica maniera per non avere della polvere. E questo lo posso aprire qua. Guarda Franci che è caduto qua della polvere. Maronna mia. Allora, volevo mostrarvi questo intanto che ci sono. Sì. Questo che è un lampadario ereditato, che però non amo nei colori, nel senso che il blu, il verde e il rosso non fanno per me. Il giallo sì, ma questi colori non mi fanno impazzire. È solo che è molto bello perché è una lampada che voi potete andare così ad appendere al soffitto. Ora dovrò mettermi poi a pulire tutto anche qua. Comunque, insomma, continuiamo con queste pulizie. Mamma? Sì, dimmi, amore. Ogni volta dico la stessa roba, mi dimentico. È meglio lasciarlo asciutto. Cos'è? Ti è caduta? Adesso la dobbiamo riattaccare. Bisogna lasciarlo asciutto, perché quando lo bagni pulisci di schifo. Sì, all'inizio quando c'è la polvere da lasciare asciutto e poi sì, dopo da passare bagnato per pulire. No, perché poi la porti in giro. Però vabbè, rimane comunque appiccicata. Bravo Franci. Di là sei riuscito a pulirlo bene? Vai su dopo, se vuoi. Allora poi vado su, sì, e devo pulire allora il mobile giù perché ovviamente si sa che la pulizia va fatta dall'alto verso il basso perché la sporcizia da su viene portata giù. Allora, qui mentre Raffaele salta e il mio letto viene per la seconda barra terza volta disfatto e poi dovrò andare, vero? A risistemarlo di nuovo, vi mostro, e intanto che Franci finisce. Allora, quello che ho fatto, cioè, è stato mettere tutte le cornici di ogni quadro che abbiamo, che avevamo. Ho tolto praticamente quelli che sono i poster interni, li ho tolti e ho piazzato qui tutte le cornici in maniera tale da fare mente locale sulla quantità di cose accumulate. Ora, qui ci sono niente, le cuffie di Sammy che poco c'entrano in questo momento. Questo è l'altro Dyson, quello che sto utilizzando praticamente per aspirare la cuccia di Daisy. E devo capire un attimino come andare ad utilizzarle. Poi vi mostro giù anche come è terminata la parte della scrivania. Della console giù. Alla fine avevamo pensato di pitturare queste cornici, ecco, vedete insomma che c'è una doppia parte di colore, ma queste le abbiamo fatte con le tempere. Ho messo Samuele a fare questo lavoro, il problema è che non è il materiale giusto perché la tempera poi si toglie con le dita in questa maniera e quindi non va bene, dobbiamo fare un lavoro con uno spray particolare apposta. Quindi, insomma, per il momento sono qua, poi dopo andrò a pulirle e proverò a farle in un'altra maniera. Però prima di iniziare, vieni Raffaele, ecco, guardate il Raffa. Ma prima di incominciare a fare, insomma, questo tipo di lavoro, devo essere sicura di poterlo utilizzare in qualche maniera.
O altrimenti le metterò via, oppure chiederò alle mie sorelle se ne hanno bisogno. Insomma, nel caso le darò in maniera gratuita a qualcuno. Del resto sono quelle cose accumulate nel tempo dalla casa precedente a quella attuale. E quindi così, niente. Qua c'è appoggiata la mia borsetta che dovevo portare su. L'ho lasciata qui appoggiata da quando ho fatto il video, ma vi dirò che mi piace un sacco appoggiata qui e qui sulla, insomma, sulla cassettiera, che si veda. E quindi niente, questo è quanto. Allora, Franci ci tiene un sacco a mostrarvi il dopo, che è questo, dove lui va sempre a pulire anche la lampada. E il prima, che è questo. È passato un po' di tempo, no? Un mesetto? Ma è passato, sì, perché l'ultima volta l'avevo ripreso, adesso non ricordo, però sì, forse un mesetto, non di più. Però qui, oddio, devo dire che è relativamente sporco. Ragazzi, facevo paura. Però di là è veramente un lerciame. Vabbè, mi viene anche da ridere fare un video del genere, ma insomma, è per dire che la casa sì, è in ordine, è pulita, ma ovviamente ci sono delle cose da fare che sono anche più importanti, però sono quelle che io lascio a Franci, perché durante la settimana magari faccio anche più fatica. Tirin! Guardate che bello dall'alto. A me piace un sacco. A me piace un sacco qua su, guardare fuori, non so se si veda perché c'è il sole contro. No, te lo faccio un pelino, vieni. Vediamo quanta resistenza hai, vieni. Vediamo se sei forte. Vediamo se sei forte, vieni qua, fammi vedere quanto resisti. Zero, bene. Sì. Allora, questi sono i comodini che ho. Aspetta, che adesso prova a scendere, dammi la mano che poi mi gira la testa. Oh signor, aspetta, no, non ce la posso fare. Allora, io soffro poi di vertigini quando vado in alto, tra l'altro a riprendere, niente, peggiora, la situazione peggiora. Allora, adesso te lo passo. Di qui ho praticamente, prego. Allora, da questa parte ho praticamente aggiornato il comodino in questa maniera, cioè ho appoggiato dei libri che sono quelli che utilizzo maggiormente, ho messo la casetta, ho messo questo necessaire in cui all'interno sono andata a mettere quelle creme che io utilizzo o che dovrei utilizzare, che poi magari non utilizzo, per le mani e queste cose. Allora, da questa parte invece, al momento un po' appoggiato così alla rinfusa perché ci sono sui miei, il mio telefono è quello di Franci, qua giù ho deciso di togliere tutto ciò che era scatole, sistemarlo all'interno dei miei mobili e lasciarlo praticamente così, pulito, in ordine. E mi piace che ci sia, insomma, l'idea di spazio, l'idea di ordine, e non mi piaceva prima con un'ulteriore scatola all'interno. Poi magari cambierò e metterò una scatola, forse era il bianco, col bianco che non mi faceva impazzire, magari metterò una scatola nera, adesso vedo un attimo. Comunque per il momento Franci, bravo, Franci non ha bisogno di grandi cose, quindi sono andata ad appoggiargli l'essenziale, diciamo che il più è la parte sopra che noi andiamo ad utilizzare, appoggiando magari il telefono o gli occhiali, ad esempio io metto gli occhiali da vista quando leggo e tutto quanto, quindi insomma mi trovo comoda in questa maniera. Tu continua a saltare, Raffa. Quello che cos'è? Un aggeggino per i capelli. No, in realtà per la cute. È un aggeggio che serve a fare un massaggio che fa un sacco solletico. Via! Bravo! Franci, niente, ha preso gusto. Ora mi ha staccato la lampada, che adesso andrò a lavare. Già quella verso l'ingresso l'ho lavata proprio dentro il lavandino con acqua e sapone. Ma lasciamolo così senza boccia. Ti piace così? Sta bene, no? Sì, molto minimal. Però in realtà mi piace di più che ci sia proprio la boccia. Adesso qui c'è Sam che sta giocando con la pistola d'acqua. E poi andrò ad asciugare il tutto. Questa super boccia. Adesso andiamo a lavarla. We'll be right back.
trenci? Sì. L'ho pulita bene anche dentro, perché alla fine la polvere riesce ad entrare. Ci vanno anche magari le zanzare? Sì, no, ci vanno i moscerini magari che cadono. Sì. Più bella dentro, di fuori. No, grazie, perché se mi si dovesse rompere non so più dove trovarla. E puoi montarla? Grazie. Questo cade. No, è che... Papi! Dimmi. Comunque la pistola di Rafa è troppo... Cioè, non è dura, ma la pistola di Rafa devi solo puntare e spara. Ma guardate, fai piano, poi lo schiacci tutto indietro. Ragazze, io con questo ultimo passaggio, che insomma ho fatto di sera, cioè il travaso di sapone per le mani, in questo caso io mi trovo benissimo con questo, che è il sapone del Mugello, buonissimo. Questo che ho travasato è al profumo di lavanda. È un boccione molto grande, una ricarica molto grande, e io mi ci trovo benissimo. Non so se anche voi lo conoscete come prodotto, ma ve lo straconsiglio, perché anche quando i bambini lavano le mani portano un po' dappertutto il profumo di lavanda. E insomma, questo è un lavoro che faccio spesso. E un'altra cosa, diciamo un'altra fissa, o comunque una cosa a cui sto sempre molto attenta, è il beccuccio del dispenser, che deve essere dalla stessa parte della scritta. Infatti continuo a muoverlo finché non riesco a trovare il giusto punto. Io niente, ragazze, con questo video mi auguro di avervi tenuto come sempre un pochino di compagnia. Mi auguro di che sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un bacio, un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!